Buonasera e bentrovati gentili telespettatori di Teleprima ad un nuovo appuntamento qui al tavolo della domenica. Questa sera torniamo in postazione da remoto dopo aver ospitato il cantante Nokia in studio qui la scorsa settimana. Questa sera tema importante perché parleremo di volontari, un'attività importantissima e lo faremo grazie alla presidente Antonietta Rispoli, presidente appunto di AVO Caserta, Marcianise e Maddaloni. Presidente, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a lei di avermi invitato, sono molto contenta. Dottoressa, come spesso accade qui, anche giusto per introdurla ai nostri telespettatori, che cos'è e come nasce AVO? La ringrazio di questa domanda perché è molto bella, io ci tengo molto a far conoscere l'AVO. L'AVO è nata da un'idea, diciamo, geniale. Del primario di Sesto San Giovanni, l'ospedale di Milano, che è stato il nostro fondatore. Lui ha visto che c'era un vuoto in tutta la parte ospedaliera, perché noi stiamo negli ospedali, negli hospice, dell'ospedale, quindi una persona che in effetti stesse vicino al malato ed essere per lui quello che io definisco e che amo dire sempre, l'amico che ti viene a trovare e con il quale si sta bene. Quindi in effetti è nato questo gruppo di persone che poi, ecco, si è evoluto col tempo e quindi adesso siamo 25.000 volontari con 250 sedi in tutta Italia. E il nostro compito è proprio questo, di stare accanto al malato, quindi consigliarlo, fare in modo che stia tranquillo. A volte parliamo di tante cose, quindi se devono avere un intervento il giorno dopo, cerchiamo di tranquillizzarlo, cerchiamo insomma di rendere le sue giornate, ecco, in amicizia, con affetto e con tanto amore. Quindi cerchiamo di entrare in empatia e cerchiamo di fare in modo che non sentano tanto la mancanza dei familiari e la mancanza di casa. Momento sicuramente difficile, si parla di una situazione di riferimento importante per una persona che ha una difficoltà concreta, insomma, a causa del ricovero, e lei ci dice che questo aiuto in realtà fa la differenza. Assolutamente. La persona, l'ammalato, è in quel momento una persona fragile, quindi va considerato, bisogna fare in modo che non si senta solo, abbandonato, perché per quanto venga ben accudito dagli operatori sanitari, ma ci sono dei momenti in cui è solo con le sue problematiche, con la sua malattia. Quindi avere qualcuno accanto che ti ascolta. Oggi è difficile che con questa società così liquida, come osiamo dire, ascoltare, aspettare, soffermarsi con le persone, perché non abbiamo tempo. Invece, quando arriviamo vicino al malato e lui si accorge che noi vogliamo effettivamente, stare accanto a lui, quindi parlare, interessarci del suo vissuto, è molto bello. Io ho de delle cose straordinarie. Io, quando ascolto le persone anziane, a volte mi parlano addirittura della guerra, di come hanno vissuto la guerra, la prigionia. Sono dei momenti veramente straordinari. Noi ce ne andiamo via arricchiti, veramente arricchiti. Sicuramente una situazione, credo, di empatia, insomma, se mi passa il termine. Lei giustamente ha parlato di questi racconti, di questi dialoghi che si fanno, e mi ricollego un po' al discorso di una guerra. Insomma, non so se è d'accordo a definire il periodo che stiamo vivendo come quello di una guerra, ma parliamo di un periodo pandemico complicato. Dati alla mano, siamo in una delle 10 peggiori pandemie della storia, e dunque le chiedo come la pandemia e il Covid stanno influenzando il lavoro di AVO e dei suoi volontari. Ecco, sono perfettamente d'accordo con lei. È una guerra con un nemico invisibile, quindi questa guerra diventa ancora più terribile, se vogliamo. C'è un AVO prima e un AVO dopo pandemia. L'AVO prima della pandemia, in effetti, noi
Le parlo del lavo di Caserta come del lavo di Marcianise e lavo di Maddaloni. Noi siamo stati sempre in tutti i reparti del lavo dell'azienda ospedaliera, quindi sempre accanto agli ammalati. Abbiamo fatto diciamo delle accoglienze, quindi siamo in accoglienza, o perlomeno lo eravamo prima della pandemia, nel reparto di oncologia, quindi guidiamo i pazienti oncologici che arrivano attraverso dei percorsi, quindi non li lasciamo soli. La stessa cosa al Desargeri, pronto soccorso, lì avevamo prima della pandemia il doppio ruolo, quello di stare vicino alla persona che arrivava per un incidente o per qualsivoglia ragione, e poi nello stesso momento fare da filtro tra il medico e il parente fuori, che magari viveva la stessa angoscia. Quindi era importantissimo per noi tutto questo. Ovviamente da febbraio 2020 la cosa è cambiata, perché giustamente ci siamo ritirati per non essere un pericolo e per gli ammalati e poi anche per noi stessi. Quindi diciamo che verso subito dopo il lockdown abbiamo ripreso, in accordo con la direzione sanitaria, abbiamo ripreso il servizio e al front office. Quindi siamo lì, controlliamo, siamo attenti alla, diciamo, la misurazione della temperatura, all'uso corretto della mascherina, diamo informazioni. Per un periodo abbiamo collaborato anche al CUP, Centro Unico Prenotazioni. Attualmente siamo ritornati, e la cosa ci ha reso molto felice, nel reparto di accoglienza di oncologia. Quindi stiamo vicino ai malati oncologici e li seguiamo in tutte la prassi che devono percorrere. Come l'abbiamo vissuta? Beh, non l'abbiamo vissuta bene, perché in effetti il volontario ospedaliero è nato in ospedale, quindi noi siamo, come le dicevo, nell'ospedale, negli hospice, nelle case di cura, e quindi il momento in cui ci siamo dovuti allontanare per la sicurezza soprattutto dei pazienti, degli ammalati, ma anche del volontario, beh, è stato un momento destabilizzante. Però abbiamo cercato, e forse ci siamo riusciti, di trovare dei servizi alternativi, dei modi alternativi di essere AVO, di essere volontari e di essere a disposizione in questo caso dell'utenza. Perché le dico in questo caso dell'utenza? Perché noi dal mese di marzo collaboriamo presso la caserma Ferrari Orsi per quanto riguarda la campagna vaccinale. Tutti i volontari dell'AVO sono lì presso la caserma, dove c'è, non so se lei ha avuto modo di vaccinarsi, comunque c'è un'organizzazione straordinaria, c'è tutta un'organizzazione, tutto un iter da seguire, molto, molto bello e molto, con delle regole molto precise. Noi siamo stati accolti con grande, diciamo, con grande piacere, con grande disponibilità dal generale Quarto, che ogni giorno si complimenta con noi e ci ringrazia ogni giorno. C'è il colonnello Di Palo, che è la persona che organizza, quindi è attento a tutte le cose, quindi lui va sempre a vedere se c'è qualcosa che non va e quindi mette in campo tutte le cose che deve fare. E poi soprattutto io vorrei approfittare per ringraziare il colonnello Zizzari. Il colonnello è il comandante della caserma dopo il generale Quarto, che è stato quello che ha creduto nell'AVO, nella forza dell'AVO, nel volontario AVO che potesse essere una forza e collaborare in questa campagna vaccinale. Quindi noi ci siamo, siamo entrati, se mi consente il termine, nella storia di questa pandemia, perché noi andiamo la mattina, siamo su due turni. Quindi non lasciamo mai scoperta la nostra postazione. Ed è molto bello perché abbiamo creato anche, come le dicevo, questa task force con i volontari dell'AVO di Santa Maria, e prossimamente arriveranno anche i volontari di Piedimonte Matese. Perché l'AVO di Santa Maria, lei mi insegna, come l'AVO di
Maddaloni sono diventati ospedali Covid e quindi ci è impossibile entrare, quindi non possiamo assolutamente fare servizio. Quindi questo abbiamo questo modo di stare accanto all'utenza e di aiutare tutta la popolazione di Caserta. Questo ci rende molto orgogliosi. Sì, lo si capisce molto bene dalle sue parole ed espressioni. Vengo alla sua domanda. Io personalmente non mi sono vaccinato, sono in attesa della prima dose. C'era stata, dico onestamente, la possibilità per i giornalisti della Campania di procedere con la vaccinazione, ma le dico sinceramente che avevo prima aderito, poi si è deciso di far slittare il tutto per il nuovo piano vaccinale. Va benissimo così, però le posso dire che presso la caserma si è vaccinata mia madre, che ha ribadito quelle che sono un po' le sue parole. Dunque, grande organizzazione, grande competenza e professionalità. Dunque, ne approfitto per fare i complimenti all'amministrazione comunale e alla regione Campania, che stanno facendo un grande lavoro. Su questo però, le chiedo un'esperienza nuova per lei e i volontari di AVO. Dunque, cos'è che rimane di questa esperienza della campagna vaccinale e che cosa fanno in concreto i volontari? Allora, rispondo alla seconda domanda, quello che facciamo in concreto è in effetti ci sono dei vari step. Quindi il primo step quando si entra, diciamo, nella caserma è quello di controllare la modulistica in modo che l'utente possa andare nel secondo step dal medico e fare il colloquio con il medico. Poi si passerà alla fase dove ci sono i box, quindi ci sono 26 box, quindi tanti infermieri, tanti medici che diciamo vaccinano le persone. Subito dopo ci siamo di nuovo noi dell'AVO, perché il nostro compito è proprio quello. Le persone che vengono poi vaccinate devono aspettare. Quindi, in base poi al vaccino che è stato loro fatto, devono aspettare del tempo. Quindi, noi siamo lì accanto a loro. Quindi, nel caso attenti a un'esigenza, un bicchiere d'acqua o quant'altro, anche soltanto per parlare, per stare vicino, perché arrivano ovviamente sempre con questa paura e del virus e poi anche della vaccinazione. Cosa ci resterà? Ci resterà qualcosa di straordinario, qualcosa che ci rimarrà nell'animo, qualcosa che ci ha reso e ci rende felici ogni giorno. Il rapporto con i militari è qualcosa di straordinario. Si è creato tra noi e loro questo momento di, oserei dire, di familiarità, un momento straordinario, un momento di complicità, perché siamo tutti insieme e lavoriamo per la stessa. L'obiettivo è lo stesso. Quindi anche quello è bello, incontrarsi durante il turno, quindi andare avanti, cercare di portare quante più persone possibile. Si immagini, dottore, che tutta l'equipe è arrivata a vaccinare 2.700 persone a sera. La sera ovviamente andiamo via distrutti, sia noi che i militari, tutti gli Certo. infermieri, tutti quanti. Ma ritengo soddisfatti perché fare in modo che 2.700 persone e poi si andrà ancora avanti perché stanno organizzando dei turni supplementari sia molto importante. Quindi vaccinare quanto prima possibile tutte le persone, questo è l'obiettivo e del generale Quarto e di tutta dell'ASL soprattutto e anche nostro nel nostro piccolo. Sicuramente la provincia di Caserta, l'ha detto anche il governatore De Luca, è prima per vaccini somministrati in Campania. Insomma, quello che dice non è altro che la conferma di questo grandissimo lavoro che si sta facendo. Però avere a che fare con il Covid è sicuramente difficile. Volevo chiederle se lei e i vostri volontari, insomma, quali sono le sensazioni? C'è un po' di paura, c'è speranza, c'è voglia di vedere la cosiddetta luce in fondo al tunnel? Allora, io farei un passo indietro, se lei mi consente. Prego. Noi siamo rientrati dopo il lockdown del mese di febbraio del 2020, siamo rientrati in ospedale, come le dicevo prima, credo a marzo, aprile, adesso non ricordo il lockdown quando è terminato.
E abbiamo in effetti fatto servizio, quindi abbiamo collaborato con l'azienda ospedaliera di Caserta a tu per tu con il virus. E ovviamente eravamo in sicurezza, avevamo tutti i dispositivi individuali che c'erano, che l'azienda ospedaliera ci aveva messo a disposizione. Però comunque la paura c'era, la paura, ma abbiamo comunque dato la nostra collaborazione, siamo stati molto attenti e quindi abbiamo lavorato a tu per tu, come le dicevo, con il virus tutto fino a dicembre 2020. Poi a gennaio, ovviamente per la sicurezza dei volontari e come le dicevo, anche dei pazienti, siamo stati vaccinati. E quindi a questo punto un po' di sicurezza in più, diciamo, non più di tanta, perché comunque continuiamo ad essere in sicurezza, quindi ad avere i dispositivi individuali e quindi cerchiamo sempre di avere quel momento di distanziamento, cosa che noi quando arrivano l'utenza arriva in caserma. Noi facciamo presente questo, di stare, di tenere al distanziamento, la mascherina messa bene. Noi molte volte aiutiamo le persone anziane, il nostro compito ci fa molto piacere, a riempire i moduli perché arrivano frastornati, pieni di paura. Questo vaccino che cosa mi farà? Che cosa... Quindi io credo che a questo punto, forse se mi consenti, hanno più paura del vaccino che forse del virus. E noi ci sediamo accanto a loro, li aiutiamo a riempire questi moduli che poi consentiranno di andare nel secondo step e li rassicuriamo, che appunto non, loro devono stare tranquilli e quindi facciamo in modo che poi possano andare e continuare il loro percorso, perlomeno con un po' di paura in meno. È un lavoro Sì, importante, insomma. è molto bello, ci gratifica molto, veramente ci gratifica molto. Prima di proseguire questa intervista in compagnia della dottoressa Rispoli, ci prendiamo un piccolo break pubblicitario. Torneremo subito da voi. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis. Quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio qui al tavolo della domenica, questa sera postazione da remoto. Siamo in compagnia della presidente Rispoli, presidente di Avo Caserta, Marcianise e Maddaloni. Stavamo parlando della situazione appunto dei volontari di Avo. Resto però in tema vaccini con la dottoressa, perché insomma in preparazione di questa intervista sono andato sulla pagina Facebook di Avo e ho visto di un gesto secondo me molto importante e coraggioso di una vostra volontaria Anna che si è sottoposta alla campagna di sperimentazione del vaccino di Reithera che c'è stata a Caserta, ha avuto anche la presenza dello scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio. Dunque c'è da dire non soltanto nel caso della volontaria in specie, ma c'è tanta fiducia da parte di Avo nel vaccino e nella scienza. Assolutamente, assolutamente, noi crediamo moltissimo, innanzitutto perché è l'unico modo, riteniamo, di superare questa pandemia. Quindi abbiamo un'immensa fiducia, anche questo nuovo vaccino, infatti la volontaria, io sono stata felicissima e orgogliosa che la volontaria abbia voluto partecipare a questa sperimentazione, quindi è il nostro modo di essere accanto all'azienda ospedaliera ancora una volta e di aver fiducia nell'azienda ospedaliera.
perché oramai, dottore, noi siamo in azienda ospedaliera da 34 anni, non da ieri, quindi è un bel po' di anni. E abbiamo, c'è questa grande collaborazione, se, questa grande stima, in particolar modo adesso con i nuovi vertici. Quindi il nuovo direttore generale, il dottor Vitosa, e la dottoressa Anne Chiarito, che è il direttore sanitario. Quindi si è instaurato un bellissimo rapporto di fiducia, di stima e di grande collaborazione da parte dell'AVOVET nei loro confronti. Lei giustamente faceva riferimento ad un periodo importante, insomma 34 anni non sono affatto pochi, 34 anni che AVO è a fianco della popolazione, dei pazienti in ospedale, dunque è una domanda che viene in modo anche un po' automatico, non è facile svolgere questo compito e dunque le chiedo come si fa ad arrivare ad essere un volontario di AVO, ci sono dei corsi, insomma ci può spiegare? La ringrazio, questa è una bellissima domanda. Non si diventa volontari AVO iscrivendosi e il giorno dopo si entra nel reparto, assolutamente. Il volontario AVO, per diventare volontario AVO, si fa un corso di 2 mesi, un corso che viene tenuto in effetti dai docenti, della scienza e della comunicazione, dai primari dell'ospedale. Quindi un corso che in effetti ha delle lezioni a 360 gradi. Dopodiché, se lo psicologo ritiene, perché alla fine ecco, c'è questo, io come presidente, insieme ai vari figure dell'ospedale, valutiamo un poco se la persona può diventare un buon volontario AVO. Questo non vuol dire che magari in un'altra associazione, magari può diventare anche la presidente di un'altra associazione, però non ha evidentemente quelle capacità che richiede il volontario AVO. Quindi, dopodiché, quando si è ammessi all'AVO, quindi si diventa volontari AVO, per 2 anni si va nel reparto, ma si diventa tirocinante e si va nel reparto affiancato da un socio anziano di AVO. Quindi il socio deve fare in modo da insegnare al tirocinante come relazionarsi e con gli operatori sanitari, con gli ammalati. Ci sono delle cose semplicissime che magari possono tradursi in situazioni difficili. Se mi consente, le posso fare un esempio. C'è una frase bellissima che quando ci si incontra noi ci diciamo sempre, no? Come stai? Questa frase ra rappresenta proprio un momento bellissimo. Vuol dire che io mi interesso a te, io voglio sapere come stai, come sta la tua famiglia, come ti senti, com'è la situazione. È una frase molto bella, ma è una frase che assolutamente non si può dire a un ammalato. Come stai? Innesca nell'ammalato delle situazioni che poi è difficile poi recuperare. Quindi al malato, ecco, vede, anche la semplice frase come stai, al malato non va detta. Lei giustamente parlava di percorso dei volontari e delle capacità che c'è bisogno di avere per svolgere queste operazioni importanti. Dunque, svolgendo anche insomma, questo ruolo importante come quello di presidente, ci può dire quali sono queste capacità? Cioè, che cos'è che deve avere una persona, secondo lei, per poter essere un volontario di AVO? Allora, innanzitutto l'umiltà. Bisogna essere umili, bisogna non sentirsi chissà che cosa facciamo. Non bisogna assolutamente sentirsi importante. Noi dobbiamo stare accanto a chi soffre, a chi è fragile, con umiltà e ascoltarlo, non sentirlo, ascoltarlo. Quindi entrare in empatia, fare in modo che la persona si sente ascoltato e si sente sicuro, dove può in effetti manifestare tutto il suo dolore, l'amarezza o quant'altro, e quindi sapere che c'è una persona che lo ascolta, che vuole stare accanto a lui anche nel momento difficile, così difficile della sua vita.
Volevo ritornare un passo indietro. Noi in effetti non ci fermiamo soltanto al corso di base, quindi durante tutti gli anni noi facciamo sempre corsi di aggiornamenti, quindi è continuo il nostro aggiornamento. Anche io, dopo tanti anni come presidente, in effetti vado a fare dei corsi di aggiornamento. Quindi noi abbiamo la Federavo, che in effetti è l'associazione che diciamo, gestisce un termine non molto corretto, comunque guida un poco tutte le AVO d'Italia. E molte volte noi presidenti andiamo a fare questi corsi di aggiornamento perché non si è mai preparati. Bisogna quindi, come si deve formare continuamente il volontario, così i presidenti devono formarsi continuamente, perché la società va avanti, perché cambiano tante cose, cambiano tanti momenti e quindi dobbiamo essere sempre, diciamo, sul tempo, diciamo. Sicuramente l'evoluzione della società comporta un'evoluzione personale e professionale anche per voi. Dottoressa, noi siamo in chiusura, volevo farle l'ultima che faccio un po' a tutti i miei ospiti come se fosse un messaggio positivo, un messaggio di speranza. Cioè le chiedo quali sono i suoi obiettivi ed auspici per il futuro, sia personali se vuole, ma anche di AVO. Allora, dottore, però dimenticavo di dirle una cosa, che oltre alla collaborazione con la caserma, io ho altri 20 volontari che stanno collaborando con l'ASL in via Unità d'Italia al call center. Quindi questi volontari in effetti telefonano, il loro compito è quello di telefonare alle persone a casa per invogliarli e capire il perché non vengono a vaccinarsi, oppure prendere appuntamento con le persone per farli vaccinare in caserma. Questo era un altro punto importante che appunto, meno male, me ne sono ricordata all'ultimo momento, però mi fa piacere dirlo. Io mi auguro che quanto prima tutto possa ritornare alla normalità, quindi vaccinando quanto più persone possibile, quando la popolazione sarà tutta vaccinata, ritorneremo forse non come prima, perché comunque è una cosa che ci ha segnato e tutti quanti. Ritorneremo a una pseudo normalità, ma comunque ci ricorderemo sempre di questo momento e ci ricorderemo i momenti difficili, ma i momenti altrettanto belli, appunto di aver affrontato tutti insieme, questa pandemia. E questo è quello che mi sento di dire. Poi, una cosa che assolutamente io sono orgogliosa dei volontari dell'AVO di Caserta, perché stanno facendo un lavoro straordinario. Ogni volta che affrontiamo nuove sfide, nuovi eventi, io li trovo sempre in primo piano, li trovo sempre con grande abnegazione, che si danno proprio anima e corpo in qualsiasi cosa che noi affrontiamo. E di questo ne sono fiera e li ringrazio sempre ogni giorno. Presidente, io la ringrazio per il suo tempo, le sue parole e le faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro. Sono io che ringrazio lei, grazie. Ringraziamo nuovamente la dottoressa Antonietta Rispoli, presidente di AVO Caserta Marcianise e Maddaloni, per il suo prezioso intervento e contributo. La salutiamo nuovamente e le auguriamo un buon lavoro per il futuro. Con questa ultima nostra informativa ci fermiamo. Questa puntata del Tavolo della Domenica termina qui. L'appello personale che ha fatto anche la dottoressa durante questa sua intervista è quello di proseguire in maniera importante nella campagna vaccinale. Caserta, lo avete sentito, è prima in provincia per numero di vaccini somministrati. C'è la possibilità di arrivare alla fine di questo tunnel buio che ci ha colpito. Ci arriveremo, ma c'è bisogno della collaborazione di tutti, di sottoporci ad una campagna vaccinale che sta proseguendo, sta funzionando. Insomma, risultati importanti arriveranno, ma c'è bisogno, come dicevo, della collaborazione di tutti noi.
Io intanto vi do appuntamento a domenica prossima alle ore 21.30, come sempre qui dagli studi di Teleprima, con un nuovo appuntamento del tavolo della domenica. Ringrazio come sempre voi da casa per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di serata. Arrivederci.